ordinanze si cambia. Il Campidoglio sta lavorando ad un regolamento che racchiuda tutte le norme sulla sicurezza e le relative sanzioni. Basta dunque con le ordinanze ad hoc, con esplicito riferimento a quelle poco lungimiranti dell'amministrazione Alemanno, come quelle relative alla prostituzione, ai borsoni degli abusivi, alla somministrazione di alcol fino al pub crawling. I numeri non mentono mai, l'ordinanza antiprostituzione, peraltro scaduta, nel 2012 ha prodotto sanzioni per meno di 2000 clienti, un dato che stride, non lievemente, con i numeri del fenomeno che doveva combattere. La lotta ai borsoni lo scorso anno ha prodotto 168 sanzioni. Anche qui, a guardare i numeri, pare che i tappeti di borse, cappelli, portafogli fasulli e patacche varie vendute abusivamente in tutte le vie principali del commercio, centro incluso, siano un'eccezione. E non è così. Speriamo però che oltre al regolamento venga stilato anche un piano di controllo, perché è inutile fare le regole se poi non c'è chi ne garantisce il rispetto. Ben venga il fatto di voler accorpare tutte le norme relative alla sicurezza in città, un testo in 48 articoli anti tutto ciò che non va bene, dalle luci ai lavavetri, dall'alcol fino all'accattonaggio di ogni tipo. Le semplificazioni non servono a niente, però, se poi mancheranno le forze dell'ordine per le strade della città. Considerati i numeri, una presenza ormai percepita con timore solo dai malcapitati, che fermati ad un posto di blocco hanno dimenticato di pagare il bollo o di tenere in macchina il giubbetto catarifrangente. Nessuno mette in dubbio l'applicazione delle sanzioni, ci mancherebbe altro, ma se poi dalla mattina alla sera, dai semafori ai parcheggi fino alle vie del centro, è un tripudio di scorrettezze di ogni tipo e richieste di soldi, qualsiasi regolamento continuerà a far rima con fallimento.